Ciao ragazze e ciao ragazzi e benvenuti in un altro video. Sono vestita e sistemata come prima, ho cambiato solo postazione all'interno della stanza perché ho dei pomeriggio relativamente semi libero per registrare alcuni video in sequenza, così poi avrò un po' di materiale da potervi postare sul canale. Sono leggermente differente rispetto alle solite inquadrature quando sono seduta sulla poltrona, perché praticamente ho il balcone di fronte che mi regala questa bella luce naturale e non la volevo sprecare. Sto morendo di gallo, mi devo andare a tagliare a zero i capelli. Ok, video di acquisti, ho diverse cose. Iniziamo subito da una borsa che non è un acquisto praticamente. La via comprata forse mia zia, forse l'anno scorso, due anni fa, non ricordo. È una borsa relativamente grande, manico corto, piccolino, quelli da mettere o al gomito o a tenere a mano. Mia zia non la utilizza più perché lei odia questo tipo di manico, perché le porta sempre sotto sul braccio, quindi queste qua corte danno fastidio sotto la braccia e quindi non le usa più. È un bel colore grigio top, direi, con alcune parti un pochino più chiare. Questa è della Benetton, all'interno ha anche la seconda tracollina, che però rimane, aspetta un attimo, a parte che si può togliere, ma rimane così, è della linea AN5 della Benetton, l'ho già detto prima. Dentro ovviamente ci sono le tasche, le solite tasche con la cerniera, due senza cerniera, è abbastanza profonda, forse un pochino scomoda per il fatto che qua è chiusa in questo modo, però è carina finché dura e poi dopo si butta praticamente. Seconda borsa di cui voglio parlare, è sempre regalata da un'altra zia, è, aspettate che la tiro fuori, eccola qua, è questa, così, è una Louis Vuitton, quanto ce ne mettiamo di virgolette, il modello richiamato è l'Artisi MM, comunque è una borsa molto capiente, molto grande, con un manico chiaro, con rifiniture in rosso. Vabbè, qua c'è questo cosino identificativo, diciamo. La borsa all'interno è senza cerniere, come la maggior parte delle borse Louis Vuitton, ha ovviamente il taschino con la cerniera e due taschini piccolini, e anche la borsina per sistemarla, per tenerla a posto. Sono andata sul sito originale e, raga, io non ne capisco una cippa lippa. Per me una borsa deve essere esteticamente carina, per piacermi, non mi interessa il marchio eccetera, non ho borse probabilmente importanti, però è praticamente identica, cambia questo. Vabbè, comunque è una bella borsa, mi piace anche come così come è fatta, col manico corto, con questa forma che è triangolare lateralmente, molto bella veramente. Poi sono passata da Idea Bellezza, che devo andare a mare, quindi ho comprato, c'era l'offerta shampoo, balsamo e olio protettivo della G-Cube, tutto 19,90€, praticamente 20€, e ho comprato tutto il set perché mi sono trovata bene gli anni scorsi con l'olio, perché ogni anno fanno uscire la linea per il sole, shampoo e balsamo eccetera, avevo già provato gli oli e mi ero trovata benissimo, quindi quest'anno ho deciso di prendere tutta la combinata, considerando anche il fatto che durano 12 mesi, se non li finisco l'anno prossimo li posso utilizzare. Quindi ho preso la linea, la Sun Protection After Sun, lo shampoo riparatore con olio, con monoi,
filtri UV e senza parabeni, la maschera rigenerante idem con patate, e poi questo qua invece è l'olio protettivo sempre per i capelli. Speriamo di trovarci bene. Mi hanno portato una cosina tanto carina da appendere in camera, e queste cose shabby chic che ormai si portano, speriamo che prima o poi questa cosa finisca, però l'aggeggino qua è molto carino, è a forma di cuore allungato, la ditta è Natural Collection, questo effetto relativamente grezzo, come se fosse stato fatto a mano, e invece credo che sia stato fatto apposta così, con questo effetto finto grezzo, l'ho dipinto io, però è carino. Ora credo che lo metterò vicino alla porta, perché ci sta bene. Poi sono passata in un'altra profumeria, mi serviva la matita per gli occhi color bianco, io la volevo prendere, mi ricordo che marca, però non ce l'aveva, allora non mi ricordo. Comunque alla fine la commessa mi ha proposto questa della Genivone Milano Fashion Eyes matita occhi, la numero 102, ed è un bianco perla ma non troppo perla. Io il bianco, come sapete, lo utilizzo sotto l'arcata sopraccigliare per fare l'effetto highlighting prima di applicare le polveri, per continuare a fare l'effetto lighting, e alzo anche un po' lifting, e raramente la metto all'interno, preferisco il color carne, il color burro all'interno della rima, dà un effetto meno finto, e questa l'ho pagata 1 euro, se lo fa. Gli ultimi acquisti sono sempre nella bustina di Luna, sono quelli senza altre bustine intorno. Ho preso della My Mask una maschera peel off, pelli miste e impure, rimuove le cellule morte e le impurità, con estratti di mirtillo nero, canna da zucchero, acidi naturali della frutta, non parabeni, testato dermatologicamente. Mi era finita la mia maschera, quindi ora inizierò a utilizzare questa. Poi della Laurella le salvette struccanti viso, occhi e labbra della linea Visage, praticamente ce n'erano due, una è già in funzione, così almeno la prossima volta vi posso fare la recensione, quando usciranno sbucheranno, perché questa tipologia di salviette sbucano spesso e volentieri nei miei video prodotti finti, perché è una delle matite che utilizzo, senza che ve ne parlo vi lascio il link, facciamo prima. Poi dell'Astra ho preso la matita per le sopracciglia Expert Eyebrow Pencil, la matita sopracciglia Fix and Finish, ho preso nella colorazione AB4, il tappetto ha anche il pettinino incorporato, questa l'ho pagata 2,50 euro. Poi della Vichy l'acqua termale, visto che sta finendo quella che ho. Io adoro le acque termali, ormai sono in fissa da 2 anni a questa parte. Ah, e della L'Oreal, mamma ha preso la combo. Questa qua è la lozione 50, protezione alta, spray effetto invisibile, ultra leggero, pelle come seta, spray nebulizzatore, applicazione rapida, protezione UVA, UVB contro l'invecchiamento solare, non unge, non appiccica, resistente all'acqua. Invece quest'altra della stessa linea, però questa qua è 50 più, protezione molto alta, questo è il fluido viso protettivo, sempre ultra leggero, effetto invisibile, sempre con fattori di protezione UVA e UVB, testato sulle pelli sensibili, quindi ora me ne posso andare a mare, e visto che le giornate iniziano ad essere stupende, io sono all'inizio di luglio, non so quando caricherò questo video, quindi probabilmente quando vedete questo video sarò già andata a mare, sarò già super abbronzatissima, se non è vero. Io mi abbronzo pochissimo e niente, poi
mi protengo tantissimo e non prendo sole nelle ore brutte. Ok, il video degli acquisti è finito, io ora vi saluto e vi rimando al prossimo video, che sarà un video di recensione che andrò a registrare immediatamente spostandomi all'interno della stanza da quel lato. E niente, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!